Cosa ne penso della bevanda di soia? Beh, c'è molto da dire in proposito e posso cominciare dicendo che ne esistono di vari tipi. Allora, se la compriamo al supermercato, appunto, le marche sono veramente tantissime e cambia il gusto, cambia la composizione, cambiano gli ingredienti. Insomma, dobbiamo un po' testare prima di trovare quella più adatta a noi. In linea di massima posso dire che sia importante scegliere una bevanda di soia senza zucchero e con meno ingredienti possibile, poiché più ci sono ingredienti, più cambia il gusto, più vellutato, più morbido, insomma, sulle etichette viene poi scritto di tutto, più dobbiamo chiederci che cosa c'è all'interno. Ecco, e se quello che c'è all'interno poi ci faccia effettivamente bene. Quindi puntiamo sempre sui pochi ingredienti e quindi su un prodotto che sia il più semplice possibile. Altra cosa è parlare invece della bevanda di soia prodotta a casa. In questo caso potremmo appunto utilizzare circa 100 grammi di soia per 1 litro di bevanda. E questa appunto cambierà come gusto, cambierà appunto come colore, come consistenza, perché appunto è fatta in casa ed è ottimale anche per preparare ad esempio un buon yogurt. Io ad esempio quando preparo lo yogurt di soia a casa preparo sempre il latte, la bevanda di soia in casa proprio perché posso utilizzare più soia rispetto a quella normalmente contenuta nella bevanda per rendere appunto la bevanda di soia più ricca e quindi ottenere uno yogurt più sostanzioso, quindi più denso, più compatto. Ecco. Poi ovviamente appunto come ho detto cambierà il gusto, ma questo appunto dobbiamo valutare noi in base alle nostre preferenze. Ecco, quindi la cosa principale è che comunque anche quello che compriamo al supermercato non contenga zuccheri, cioè ricordiamoci sempre di limitare il più possibile lo zucchero nella nostra alimentazione e di ridurlo al minimo. Quindi, anche per quanto riguarda le bevande vegetali, è importante scegliere quelle senza zucchero. Poi, se vogliamo aggiungerne un pochettino, decidiamo noi la quantità di zucchero, ma non prendiamo già quelle zuccherate, no? Quindi abituiamoci proprio a abituiamo il gusto, il nostro palato ad un nuovo tipo di dolce, anche attraverso queste scelte. Inoltre variamo, quindi non focalizziamoci solo sul latte di soia, sulla bevanda di soia, ne esistono di vari tipi e appunto possiamo alternare. Quindi utilizzare quella di avena, utilizzare quella di farro, insomma, ce n'è di diversi tipi e quindi per non incorrere in un'eventuale intolleranza alla soia, conviene appunto variare e quindi alternare con altre bevande vegetali. Niente, io spero che questo piccolo approfondimento sulle bevande di soia sia stato utile. Se hai dei dubbi o delle domande, puoi scrivermeli nei commenti. Ti ricordo che se sei interessato a quello che faccio, puoi scaricare il mio omaggio audio cliccando sul link in descrizione qui sotto. L'omaggio è dedicato alle cotture secondo la nutrizione energetica. Niente, io ti saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!